Andiamo ora a Matera, dove dopo una prima sperimentazione prende ufficialmente il via da oggi e fino al 30 ottobre Camminiamo la città. Il progetto, che ogni domenica chiuderà le vie del centro alle auto, punta ad incoraggiare turismo e sostenibilità. E sempre questa mattina anche la manifestazione Bici in città, organizzata da WISP Sport per tutti. Igor Uboldi. Sono le 10.30 e da piazza Vittorio Veneto si muove la colonna biciclisti che all'insegna della manifestazione Bici in città vuole approfittare di una Matera insolita. Ed è il caso di dire che trovano la strada spianata perché da oggi fino al 30 ottobre, nella giornata di domenica, le vie adiacenti il centro saranno off limits per le auto. Abbiamo 500 iscritti, per cui oggi ci si muove in città all'insegna della mobilità sostenibile, dell'aria pulita. Un divieto di circolazione che non è una tantum. I materani dovranno abituarsi a questo modo di vedere Matera. La città, soprattutto il centro storico, deve essere vissuta dai materani in maniera diversa. Come è arrivato qua? Macchina, piede o bicicletta? Rigorosamente a piedi. Ciclisti e pedoni felici, questo è scontato. Cercare di diffondere questa cultura, soprattutto al sud dove ne abbiamo ben poca di cultura del ciclismo, è importantissimo. Carro della Bruna per festeggiare il nuovo anno con uno stile di vita differente e per passare una mattinata in bicicletta con i bambini. Ma domanda, i materani in generale, come hanno accolto le domeniche a piedi? È un disagio per lei questa domenica senza auto? No, per niente. Anzi, fa piacere. Si dovrebbe ripetere una cosa del genere. Qualche mugugno c'è, magari tra residenti o commercianti, però verrà il momento quando la domenica a piedi non farà neanche più notizia. E come dice il vecchio proverbio, hai voluto la bicicletta? Pedala, pedaliamo tutti insieme, grazie.